Allora, in verità sono già 2 settimane che sono tornata a Tokyo e il caldo umido uccide, quindi sì, questo non mi mancava di certo. Sto andando in giro appunto per fare delle compere necessarie, quindi let's go. Ah, ecco, è aperta alla fine il nuovo caffè, o meglio panetteria, dove vendono sia dolce che salato. Poi un altro giorno ci passo e ci vado a mangiare qualcosa. Poi devo dire che Tokyo è piena di turisti, cioè piena zeppa, quindi non lo so, fa uno strano effetto. Quindi vado a comprare qualcosa da bere. Che cosa ho preso? Ma ovviamente, poco rossetto, quando fa caldo hai bisogno di sali minerali. Questa è la bevanda per voi. C'è una mostra su Roma. Ok, sto dentro Maroni. Vi direte, ma cosa devi andare a comprare di così necessario da uscire il pomeriggio con questo caldo? Beh, dovete sapere che ho fatto delle compere in Italia e i vestiti sono, diciamo, aumentati, quindi ho bisogno di contenitori dove mettere questi vestiti. Quindi dove andare se non da Muji? Piena di roba, ma adesso devo andare da Daiso, devo comprare altre cose. Inizio già a fare buio, sono soltanto le 6 del pomeriggio, ormai l'estate sta finendo. Per me servivano le graffette, quindi stiamo zona cartoleria. Sono a Ikebukuro, ho trovato per caso un bel panorama, quindi va nel vlog. Oggi, dopo tanto tempo, siamo venuti di nuovo a Shimokitazawa. E stando a Shimokitazawa, vengo sempre a mangiare il mio pad thai preferito, al mio ristorante thailandese preferito qua a Tokyo. Let's go, perché vi faccio vedere dov'è. Eccolo, Thai Kenkyu Sho. Una zuppetta super piccante e i karumaki. Ragazzi, io ve lo dico, questo per me è il best pad thai di Tokyo. E poi ci sta il budino al cocco, il mio dolce preferito. Per me è un bel 8.5 su 10 a Thai Food Laboratory, e hanno anche un altro
ristorante a Shibuya, quindi se siete in zona andateci. Ora però andiamo ad un mercatino di una ragazza che ho conosciuto parecchi anni fa, quindi oggi dopo tanto tempo la rincontro. Let's go! Siamo arrivati! Where did you buy it? This one I got like online actually, but this one comes from Germany and mm-hmm. it's from 1950s. Mm-hmm. It's mm-hmm. very cute, so yeah, I just pretty loved it. So stylish. It is so cute. Yeah. This one's, I think this one might be like, I don't know, it's maybe Japanese or something, but it's, yeah, cute. It looks heavy. It is heavy. Mm. It's heavy. It takes a big part, even if you don't put like flour, mm-mm. it's just like a nice interior. Yeah, that's true. Yeah. And that's the perfume actually I bought for my birthday a few years ago and I don't use, so. Oh, really? Yeah, I went to like Isetan No Dolce Gabbana and bought it for me. It has a good smell, actually. Okay, let me smell it. Mmm. Yeah. Yeah, I cannot do that. Well, it smells like exotic leather. Oh. It literally smells like that, I feel. I mean, it is exotic. It's leather. I mean, like... Exotic leather, velvet. Mm. Yeah, it's like autumn vibe, no? It's a nice description for sure. Yeah, it is. And it's written here. It's written here. Yeah. E questo è stato il pop-up store che ci sarà fino a domani, quindi se siete in giro qua a Shimokitazawa o zona Shibuya, magari fateci un salto.